vuol dire che oggi la crisi è finita. Questa è la mia opinione. Abbiamo avuto una crisi abbastanza lunga, 8 anni, 8 anni è un sacco, perché è iniziato dal 2007 e poi nel 2007 abbiamo avuto un rallentamento molto forte dopo 14 anni di crescita in tutta l'Europa. Quando intende dire che la crisi è finita, ne è certo al 100%? Sì, sono sicuro al 100% che sia finita, perché abbiamo una visione europea generale. Dunque, a livello del contesto economico che conosciamo, con la Grecia, con tutti i problemi che abbiamo avuto, chiaramente una risposta positiva dei nostri clienti. Secondo lei può fare una previsione di quello che può essere il mercato del camper a marchio Trigano? Allora, a marchio Trigano abbiamo delle grandi speranze, perché i nostri prodotti sono ovviamente adeguati al mercato italiano. Siamo il solo produttore in Italia, dunque abbiamo quasi la conoscenza unica del nostro mercato e ovviamente siamo sicuri per noi in Italia. Sicuramente ogni marchio può rappresentare per lei un figlio. Oggi siamo qui per Chausson. Chausson è un marchio molto importante, forse il marchio più importante di tutto il gruppo Trigano a livello volume, perché è il marchio che è un po' venduto in tutti i paesi europei. È un marchio che rappresenta veramente la parte centrale, la parte forte del mercato europeo, con un livello di qualità e un rapporto tra prezzo e qualità che, nella mia opinione, porta Chausson in questo posto di numero uno in tutta l'Europa. Cosa si fa ogni anno per ottimizzare questo marchio? Ma si lavora, perché la vita è una lotta continua e dunque dobbiamo mantenersi sempre in posizione positiva rispetto ai nostri concorrenti e cercare di rispondere in modo idoneo a tutte le richieste dei clienti. Lo si ottimizza anche per l'Italia, oppure Chausson si presenta come forma unica, modello unico in Europa? No, abbiamo dei prodotti che sono dedicati all'Italia, perché, come lo dico, siamo produttori in Italia, dunque cerchiamo di avere sinergie con i nostri altri marchi italiani per trovare le piante che vanno bene in Italia, perché, come lo sapete, le piante italiane sono un po' più diverse che quelle dell'Europa del Nord.